Dicevo, la qualità della luce, eccetera, è sempre quella, però comunque è ramato ed è fatto in questo modo qui. Ossia che tu prendi, lo metti sui capelli, magari con, sai, quelle cipollette che si fanno le ragazze con i capelli lunghi. Che poi ti rimane la cipolletta qua e magari lo metti. A me è sembrato carino e io l'ho comprato. Adesso dovrò aspettare che tutta questa chioma ricresce. La stessa cosa vale per questo. Scusate. Ah, la stessa. Sono un po' raffreddata. La stessa cosa vale per questo, che sono due pettinini, che poi se ritrovo l'immagine della ragazza che c'è su Wish, vi farò vedere ed è veramente un'idea carina, ossia tu fai la coda o sempre magari sempre la banana qua sopra e poi metti questi pettinini. E fanno questo effetto, a me è piaciuto, cioè fanno un effetto carino, magari elegante ma non troppo. E quindi mi è piaciuto un sacco e l'ho preso. Dopodiché mi sono data anche alla bigiotteria perché ho detto, beh, insomma, se rivoluzioniamo i capelli, rivoluzioniamo anche tutta la bigiotteria. La prima che ho comprato non è questa che vi stavo facendo vedere, ma è un'altra. Scusate, ho dovuto spostare la spazzola. La prima che ho comprato è questa, se riesco a prenderla, sempre su Wish. Ed è questa fatta in questo modo, che adesso sembra un accrocco. Però ho indossata tutti questi pendaglietti e questa mi pare che ce l'avevano sia sull'oro, come l'ho presa io, che sull'argento, anche se non vorrei sbagliare perché insomma non è che mi ricordo, l'ho presa 2 mesi fa. E poi ho preso anche questa, sì, magari girata dal verso giusto ed è semplice semplice. Questo, diciamo, questo punto luce ed è carina da morire, cioè proprio l'ho vista e ho detto bella 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 bella. Dopodiché, sempre su Wish, io non so come state voi, ma io veramente con questi cambi di tempo sto malissimo. Ma vabbè, sempre su Wish. Sto sempre spostando la spazzola. Ho preso questo. Sì, è proprio color salmone. Cioè, non è sfarzato, è color salmone. Io l'avevo ordinato fucsia. Mi è arrivato salmone. Però vabbè. Ed è un sacchetto carino, carino, veramente caruccio. E dentro io ci ho messo i smalti che ho scoperto mettendoli qua dentro che so veramente tanti. Io pensavo di avere quattro cosucce di smalti, poi l'ho trapiantati qua dentro e tipo sono diventati una mortitudine. Cioè, tipo, sono sbocciati smalti come fiorellini a primavera. Tipo, tra i smalti nuovi, cioè tra le cose nuove per smalti, perché questo chi non lo sa che magari ha visto questo video per primo, questo canale era nato come canale per le unghie e come cose per le sì, per smalti. Ciao Giada, ciao. Come cose per le unghie, di nuovo ho comprato questo che è la limetta della Essence. Adesso per aprirla magari no, ok. Che l'ho vista sempre in 250.000 video di ragazze che dicevano: Oddio, che bello questa limetta! Non la trovavo mai. Fortunatamente l'ho trovata.
Poi ho preso, sono sempre raffreddata, ragazze, scusatemi, veramente sono pessima. Ho preso tre smalti della Astra, due smalti, no, 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 ho preso tre smalti della Astra e tre smalti, se lo trovo, della Essence. Dove sta? Trallallero, trallallà, ve l'ho detto, c'ho talmente tanti smalti che non trovo manco quelli che compro. Ma va bene. Evviva, questo perché tu fai video e non te li metti prima. Vabbè, non avevo deciso di far vedere i smalti, sinceramente, ecco perché non l'ho presi prima. Però va bene. Vabbè, poi se lo trovo ve lo faccio vedere tra un pochetto. Io devo sempre, magari lo sto cercando qua dentro e poi sta sul ripiano, capito? Tipo io spero di riuscirli a tagliare sti pezzi qui, vabbè. Allora, questi sono quelli della Essence. Meno male che rendono in video perché sennò avrei rosicato. Questo è quello che porto. Questo qui. Oddio, scusate il gesto, non si può vedere. Questo qua. E questo qui che porto. Che è tipo grigio metallizzato. Si chiama De Darks ed è il numero 71 effetto gel. Forse non si vede bene in video, però c'ha delle cose più chiare, cioè è scuro, però c'ha delle perlescenze più chiare. Mentre quest'altro mi ha fatto tanto pensare al Natale. E vuol dire, Davide, hai comprato adesso? Sì. Mi ha fatto pensare al Natale. Perché è tutto oro brillantinato, veramente bello. Poi ci voglio fare qualcosa. Insomma, poi fatemi sapere sotto nei commentini se vi va di commentare il video. Se volete un tutorial con questo, se vi va. Perché magari riesco a rifare, ricominciare a fare video pure se siete contente. Poi ci sarebbe una base in teoria che ho comprato della sempre della Essence. Ogni tanto perdo luce, però non so assolutamente dove è andata a finire, quindi se la trovo poi ve la faccio vedere. Dell'Astra invece ne sono buttata sui colori più matte, tipo più scuri, più meno pearlescenze, ecco. Uno è questo. Che non si vede, ovviamente, ed è blu ed è il colore 43. È blu, semplice blu, cioè non lo so, l'ho visto, siccome che sono andata un po' in fissa col blu, poi lo vedete dopo pure con le cose che ho comprato di altro. C'ho un maglioncino blu, veramente bello. Poi ho preso questo, che sempre non lo vedete, non ho capito perché ogni tanto ho ammazzato la luce. Questo che è un borgogna, un rosso che voi vedete malissimo. Semmai dopo, a fine video, se ci riesco, vi metto le foto. Magari nella foto si vede meglio. E poi ho preso che allora, questo rosso è 15. Della e ha fatto danno, ovviamente. Dovevo far danno. Torno, Nidawi torna e fa danni. Perché un'altra volta sparita. Ogni tanto mi sparisce la luce. Sempre della Astra. Così. E poi sto video farà ridere. Cioè, io penso che starete lì ridendo come delle pazze. E poi c'è questo. Questo ancora non l'ho usato, che non è né nero né marrone né rosso, ma è ispirato, l'ho visto, ho detto bello. Ed è il 42, quindi praticamente è prima di questo, ma non è blu. Boh, non lo so. Io sto ancora cercando.
quell'altro della Essence perché è veramente carino. Ma non so assolutamente dove sia finito. Qua abbiamo riperso un'altra volta la luce, non capisco perché. Oh, l'ho trovato, ce l'ho fatta. Poi ci metti i cuori. Brava! Ed è questo, lo so, voi dite, ammazzate, sei sbattuta tanto per cercare sta cosa? Sì, perché è l'XXL de volume della Essence e ve ne... Ogni tanto non credo perché sembra che sporvero, comunque vabbè. Ed è Gel Look Plumping Top Coat, Plumping, non lo so, non so l'inglese, però vabbè. Nonostante ultimamente sono molto poliglotta. Ed è uno smalto unghie top coat effetto gel riempitivo. Io l'ho messo 3 giorni fa sopra lo smalto questo qui e devo dire che stando, cioè con il mio nuovo lavoro, purtroppo lo smalto mi dura da Natale a Santo Stefano. Invece mettendo questo ho notato che non si... Cioè, ho capelli, vabbè. Non si sched... cioè non perde troppo il colore, infatti vedete ancora un pochetto resiste. Quindi è valido, cioè se vi capita di vederlo, XXL compratelo. Cioè se avete problemi di smalto che vi si rovina con una facilità unica, compratelo, perché ve lo consiglio, è il top. Poi, qua di altro non ci dovrebbe stare niente, nessun altro smalto. Poi se volete... Che vi faccio un video su tutti gli smalti che ho, scrivetemelo sempre qua sotto e io poi vi accontento. Poi, se i capelli stanno fermi, sempre su Wish ho comprato questa che i miei colleghi mi hanno anche criticato abbastanza. Questa è sempre per il fatto che mi ero fatta crescere i capelli, l'ho vista, mi sono innamorata. Nonostante che è pieno inverno, io l'ho presa. È la fascia per i capelli che poi c'avete il fiocchettino fashion in testa. A me mi è piaciuta, l'ho presa. Nella sacchetta, quella che ci ho messo tutti gli smalti, poi dovete sapere che c'erano questi. Adesso ve li faccio vedere. C'era questo coso di plastica. E poi c'era questo che. Uno pensa che lo apri ed è tutto, invece è diviso in due, così. E io questo ho deciso di staccarlo da lì dentro, sia questo che questo, e mettermeli nella borsa trucco che speriamo mi arriverà, sempre ordinata su Wish, che è bellissima. Cioè, è tutta pelosa. Vabbè. Poi quella ve la farò vedere magari in un altro video. Poi sempre su Wish, se non erro. Mi pare di sì. Oppure... No, no, su Wish sempre. Ho preso questa. La spugnetta per truccarsi. Poi. Ah, ecco, un'altra cosa che ho preso sempre. Altre cose che ho preso sempre su Wish. Perché ultimamente sto sempre là sopra. Forse boh, tra un po' mi manderanno tipo un premio. Brava, hai ordinato tantissima roba. È questo. Ed è l'orologio più figo del mondo. Non è vero, cioè ce ne stanno altri anche più belli. Però a me piace da morire perché io sono fissatissima con le farfalle. Anche se non si direbbe perché dentro sta stanza non c'è una farfalla a pagarla oro. Però mi piaceva da morire. E poi guardate quanto è grande. Cioè, c'ha un... No, mi viene lo schermo. C'ha un... Come si chiama sto coso? Con... Grande che... E poi mi piaceva il fatto che non c'è scritto 1, 2, 3, ma ci sono i numeri romani. Vedete, questo è il fatto dello smalto che si rovina. Ci sono i numeri romani ed è veramente figo. E poi è bianco e viene venduto in tanti colori. C'era bianco, c'era marrone, c'era nero, c'era blu. Io l'ho preso bianco perché mi ispirava. Poi... Sempre su Wish ho preso questo che è sempre color mogano, ma voi lo vedete sempre castano. Perché? Perché io dovevo essere di questo colore,
cioè, avevo le station e alla fine dovevano essere di questo colore, tipo doppio colore, solo che poi, vabbè, stendiamo un velo pietoso sulle station. Cambiando, ecco, senza fare pubblicità o corta del posto dove lavoro, cambiando sito, su eBay ho comprato questo perché ho scoperto che ho una passione anche per i pop, i Funko Pop, Funko Pop, come cacchio si chiamano, i pop. Cioè, non è che sono una passione, l'ho visti, mi sono innamorata. Sia di questi qua a portachiavi, ed ho preso Rainbow Dash perché è la mia preferita, sia di questi qua che di quelli grandi che poi comprerò quando, insomma, saprò gestire un po' meglio lo stipendio. Cioè, è veramente bellissima. Comunque, lasciamo stare quest'altra parentesi. Poi sono andata da un negozio che abbiamo qua a Roma, qua vicino a casa mia, e ho preso delle cosine carine, tra cui la mantella, che però adesso purtroppo non vi posso far vedere. È una mantella semplice, semplice, double face, nera e grigia, che tiene caldo da morire. E poi ho preso questo stanellino qua, che adesso vi faccio vedere, anche se con gli altri che porto non c'entra niente, ed è tutto con i strass. Mi piaceva da morire, quando l'ho visto ho detto no, deve essere mio per forza. Questo l'ho pagato, mi pare 3,99 euro, 4 euro, una cosa del genere, più o meno. Ricominciamo che devo pulire l'aria. Poi ho preso, si sta scaricando il telefono. Poi ho preso altri anelli perché sempre con la nuova cosa, con la nuova persona che sto scoprendo di essere, ho anche una passione innata per gli anelli. E quindi ho preso questo set, che è questo. Guardate quanto è bellino. Poi ognuno ha i suoi gusti, però c'è questo, c'è questo, che non è che mi convinceva molto, però stava insieme agli altri. C'è questo, e poi ce ne stanno altri che però ho in borsa. Aspettate, ce la posso fare. Questo video verrà lunghissimo, tipo 2 ore di video. Un macello, però va bene. Dove stanno gli altri? No, ho trovato. No, questo non c'entra niente. Mannaggia. Ah, eccoli. Ok, poi c'è questo, che anche questo mi convince poco, e un altro che però ho regalato a una bambina, va bene, storia lunga. E poi ho preso quest'altro set, che è fatto in questo modo, e sono argento, oro e oro rosa. Anche questi mi piacevano un sacco, l'ho preso. Poi che altro ho preso? Ho comprato questo portafoglio, normalissimo. Sempre su Wish ho preso questi, semplici, proprio semplicissimi. Con i capelli lunghi stavano meglio, adesso che ho i capelli corti, boh, non lo so. Ditemi voi che ne pensate, secondo me sono enormi, però vabbè. Con i capelli lunghi facevano un'altra scena. Poi. Ah, la borsa. La borsa l'ho presa a un negozietto che abbiamo qua, pagata 11 euro. Non so come mettermi. C'ha le borchette ed è veramente bella. Poi dentro, vabbè, non vi faccio vedere dentro perché è un macello. Però dentro c'ha due scomparti. C'ha la tragollina. Così la potete portare sia a mano che sia così che con la tracolla attaccata qua. Ed è veramente comoda, cioè la sto usando tutti i giorni e mi rende felicissima. Poi da Pinky, adesso mi è venuto un nome, Pinky o Pinky, non lo so voi come lo dite. Il negozio dove ho comprato la mantella, gli anellini, tutto quanto, ho preso questa. Una
Dai, una magliettina semplice semplice, con scritto Everlasting Story, che non so che cosa vuol dire, ma mi ha ispirato tanto. Mi piaceva, grigia, nonostante che mi hanno detto, tutti mi hanno detto, ah vabbè, ma il grigio fa pigiama. A me piace, e il grigio non fa pigiama. E la scritta non è nera, ossia sì, è nera, ma non è solo nera. Niente, oggi sta luce va e viene. Ma tipo dei pezzettini bronzo. Poi se riesco sempre vi metto la foto a fine video se ci riesco. Poi su Wish. Scusate. Su Wish ho preso questo. Un maglioncino longhette fatto costa sto modo qua, sta specie di uncinetto. Dai, ogni tanto perdo. Okay. Intanto vento la luce. Che non è nero come magari. Dai, dai, ma perché? Che non è nero come penso vedete voi, ma è blu. Blu cobalto. Poi vi faccio sempre. Vi cerco magari il coso. La modella sicuramente vi rende di più. Ed è M, io l'ho presa M, guarda, io l'ho presa M e mi sta davvero bene, anche se c'è stato un piccolo problema perché pare che con gli anelli l'ho tipo sfibrata, ma vabbè, tanto mi nonna mette a posto. Poi sempre su Wish, dai, ogni tanto sparisce la luce, sempre su Wish, che non c'ho quelle luci che, vabbè, però sparisce lo stesso. Sempre su Wish ho preso questo. Vuoi dire, De Ger, maglioncino da nonna? No, è un maglione che io ho immaginato con il jean. Innanzitutto non è di quel colore che vedete voi, ma è più sul lavana. È veramente caruccio. Poi vi cerco sempre la stessa cosa, vi cerco il link, tutte cose. Ed è, io l'ho pensato sopra il pantalone a vita alta, che secondo me ci va un amore. Poi, Madonna, sto video sta venendo tipo lungo una quaresima, però vabbè, semmai voi divido, faccio due video. Poi questa, purtroppo, è un po' rovinata, cioè non è arrivata rovinata, ma l'ho rovinata io andandoci al lavoro. Perché questo pezzo sarà sempre tagliato. L'ho rovinata andandoci al lavoro perché al lavoro c'è la felpa che perde i pallini. Ma vabbè. Ed è fatta così. Guardate che carina. È davanti più lunga e dietro è più corta. Con questi bottoncini fashion marroni. Che so, niente. Oggi questa luce sono marroni, bottoncini e questa pure c'era rosa, c'era celeste, bianca, tutti i colori. Sempre su Wish, pagata pochissimo, 4 euro mi pare. Poi non vi faccio vedere la tenda perché non, magari non ve ne frega niente. Come penso che non ve ne frega niente nemmeno di Reggiseni. In un negozietto qua, viale, qua a Roma, al viale Indolavoro, sì, Indolavoro, ciao Core, dove abito io, il quartiere, ho preso questa. Cioè, io l'ho vista. Il cartellino magari non vi interessa. Io l'ho vista e me ne sono innamorata. Cioè, c'ha queste. C'ha sta catenella oro qua sopra. Lo scollo dietro a goccetta, così, con i gancettini qua sopra. Ed è senza maniche. È longhette. Ancora non l'ho provata. Ma non me ne frega, è una M. E viene 9,90, se non erro. Sì, 9,90 euro.
però li vale tutti secondo me, cioè specialmente per il fatto che c'ha sto dettaglio che pure se non te metti con lana sta in amore. Poi c'è questo che mo corro il rischio di farvelo vedere pure a voi, cioè già ho fatto una figuraccia con un'amica mia. Sì, credo che sia così. Sì. Questo è un maglione semplicissimo a collo alto, blu, anche se, come d'altronde sempre, succede, la luce è sfalsata, la sto odiando stasera, ed è, lo vedete nero, invece è blu. Un blu notte, però è blu. E poi, dolcis in fondo, voi non ci crederete mai, ma io sono una donnina acculturata. Se sto a mettere una cifra a prenderli, però sono veramente grossi, adesso li vedete. Per chi segue la saga lo saprà, cioè nel senso capirà subito di che cosa mi sto, su che cosa mi sto fomentando proprio da morire. E sono questi i libri, se luce permette. Polveriamo l'aria stasera. Shadowhunters, primi tre, ultimi tre, quindi sono tutti e sei i libri, che brutto rumore che fanno, della saga Shadowhunters, la prima trilogia e la seconda trilogia. Sono bellissimi, cioè, a parte la saga che mi piace da morire, però a me mi ha colpito la copertina con tutti, guardate che bello, tutto yeah, così. Guardate che bello, cioè, sono stupefacenti. Poi c'hanno le rune, quella degli Shadowhunters e quest'altra, cioè, l'ho visti, amore a prima vista, cioè proprio. Costavano 25 euro l'uno e poi invece la sottoscritta l'ha pagata di meno, non perché so bella, ma perché c'era uno sconto alla cassa, insomma, ho fatto tipo l'immagine, quella dell'emoticon, quella con gli cuoricini su WhatsApp, uguale. Per quasi finire c'è questa collanina che mi hanno regalato per il compleanno, che è adorabile. Poi è lunga, mi piace molto, cioè è fina, è lunga, è bellissima. E poi per parlare di trucco abbiamo questo, che è zozzo per costo, usa questa qua, che è permette se fondotinta, il copriocchiaie, tutte le robe, io lo uso per tutto, proprio sì, che bello, sempre su Wish, 1 euro mi pare che l'ho pagato, il matitone della NYX per il contouring, che credo di aver sbagliato, l'ho preso troppo chiaro. Poi ho preso della Astra Pozzozzo, scusate, il mascara che è volume e lunghezza estrema. È bellissimo. Cioè, ce l'ho adesso. È bellissimo. Fa delle ciglia veramente buonissime. Lunghe, lunghe. Questo che è sempre cioè, che è per il copriocchiaie. Questo l'ho comprato sempre su Wish. Ed è veramente bello. Dopodiché ho due prodotti Kiko e un prodotto, se lo trovo, che l'avevo messo, ah, ecco là, è caduto. E un prodotto o due del libro Rocher, che ve ne volevo parlare da un po', solo che poi ogni volta mi sa proprio ciao ciao il tempo e non ci sono mai riuscita. Ah, un'altra cosa di cui. Ah, sì, vabbè. Questo è provvisorio perché non mi è arrivato ancora a coso del trucco. Questa matita per le sopracciglia che è stupenda, fatta proprio con questa forma qua. E poi, vedete, è fatta proprio così. Questa
Sto video verrà lungo una quaresima. E qua c'è il pettinino. E questa è un'altra cosa che ho preso su Wish. Mentre della Kiko vi volevo far vedere, mamma mia, questo che è il fondotinta Nourishing, che è fatto così. Vabbè, non notate il fatto che è tutto zozzo, vabbè. E poi qua sotto c'è lo specchietto e il fondotinta, che è cremoso, è buonissimo. Poi odo, cioè ha un profumo buonissimo. E quello è della Kiko. E poi c'è questo, che è la base per rinforzare le unghie. Poi ho fatto una pazzia e ho comprato questo, che era un portachiavi ma si è rotto. E vabbè. Di invece i brochet volevo farvi vedere questo, che è il gommage al effetto ghiaccio ai mirtilli, che è buonissimo, cioè l'ho fatto ormai 3 giorni fa e ancora c'ho la pelle tutta bella vellutata, tutta... che bello. Bellissimo. E poi l'altro prodotto Yves Rocher, se ce l'ho a portata di mano, ma non credo. No, infatti. Ah, eccolo. L'ho trovato. Pensavo di averlo portato. Niente. Ormai la luce si è andata a far friggere. Niente. No? Ok, l'abbiamo recuperata. È questo. Che voi direte? Beh, non struccante per occhi. Cioè, quale. Però è veramente buono, è rapido perché tu, cioè, lo metti sul coso, sul codone, fai così, hai tolto il trucco. Bellissimo. Pratico. È più che altro per gli occhi, cioè, nel senso, se avete un trucco, no pesante, però un trucco che ci avete messo il primer, il copriocchiaie, la matita, l'ombretto, l'eyeliner, cioè. Se fate tanto sugli occhi, con questo qua, secondo, siete già belle struccate. E poi c'ha un odore veramente buonissimo. Ve lo faccio vedere da vicino. E sono comunque 125 ml di prodotto. Io ho una settimana che lo uso perché prima c'avevo l'acqua micellare. Ed è veramente buono. Buono, buono, delicato. Io che ho una pelle comunque delicata. Con questi prodottini qua del Yves Rocher mi sto trovando davvero benissimo. Poi, se volete sapere chi vende Yves Rocher, da chi compro Yves Rocher, se siete di Roma, me lo scrivete per messaggio privato oppure anche qui sotto, poi vi dico io dove contattarmi e vi do il nome della ragazza che mi vende Yves Rocher. Per non parlare di questo, che è un altro prodotto di brochet, questo è balsamo per le labbra al cocco, Lucia labbra al cocco, no, molto bene, balsamo per le labbra al cocco, e è cocco, cioè proprio è cocco, non è come quelle cose che chimiche che ci mettono di tutto, poi sa di cocco poco e niente, questo sa solo e unicamente di cocco, quindi io a volte rischio pure di magnarmelo. E poi per finire, per concludere, il top del top ce l'ho addosso, quindi ci metto un pochetto per farvelo vedere. Poi semmai vi lascio sempre le foto. Sono questi, che voi direte, mazza te sei sperticata per un paio di stivali. Innanzitutto sono comodissimi, bellissimi, alti il giusto. Vabbè, se luce permette, grazie. Qua dietro c'hanno tutte le perlescenze, tutti i brillantini. Vedete? Qua, così, c'ho tutti i brillantini su questa striscia qua. Poi davanti invece sono semplici, semplici. Io non pensavo che mi piacesse sto colore. Invece l'ho provati e con l'abbigliamento di oggi poi c'è sta l'amore.
quindi l'ho presi sempre al negozietto dove ho comprato i maglioncini ultimi che vi ho fatto vedere, quello color blu e quello con la catenella al collo. Io spero che questo video vi è piaciuto, spero che siate contente che sono tornata sul canale. Se volete dei video particolari, scrivetemi, scrivetemi, scrivetemi perché sono tornata e naturalmente magari il video uscirà solo di domenica perché comunque infrasettimanale lavoro, però io sono tornata e spero vivamente che voi abbiate avuto la pazienza di aspettarmi che sono tornata. Comunque ci saranno altri video di tutta la roba che mi arriverà da Wish e dintorni. Stavo controllando se potervi far vedere qualcos'altro, ma adesso scappo. Un bacione a tutti e mi raccomando, seguitemi, seguitemi, seguitemi. Ciao!